Buonasera, buonasera a tutti. Bentornati a Radio Cab. Oggi chiudiamo la puntata sulla trilogia Thriller di Dario Argento. E chiudiamo con Quattro mosche di velluto grigio. Dopo L'uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a nove code, oggi tocca a Quattro mosche di velluto grigio. Ciao Yankee! Buon mercoledì a tutti. Oggi ascolteremo tutta la soundtrack di Quattro mosche di velluto grigio, ma abbiamo un ospite. L'ospite di oggi è Lele Sint, ci parlerà del suo lavoro, sarà con noi qualche minuto. Ciao Lorenzo, invitiamo Lele. Allora, ciao. Ecco qui Lele. Ciao. Ciao Lele. Bene, ciao, sto a posto. Come stai? Allora, Lele, innanzitutto sono molto contenta che tu sia qui in diretta. Ci conosciamo ormai da diverso tempo e sono molto contenta, anche se è finita la nostra rubrica storica Ore Talk, che tornerà a settembre, sono contenta che tu sia qui, insomma, in questa Radio Cab, che è un po' una versione estiva di Ore Talk. Intanto saluto tutti quelli in diretta, tra cui anche Andrea. E quindi la domanda è subito: di cosa ti occupi, Allora, Lele? io mi occupo in generale di musica sperimentale. Abbastanza particolare, ecco, perché è fatta con drum machine o strumenti artigianali, tutto qua, e cerco di ricreare sempre un po' sonorità a cui sono parecchio affezionato, perché sono sempre stato un appassionato del cinema horror sin da ragazzino, e allora cerco sempre di ricreare questo in quello che faccio, ecco. A volte spazio un... Com'è nata la tua passione per la musica, È nata Lele? sin da piccolo, proprio piccolo, come facevo già alle elementari. Avevo questa passione, guardavo già i video musicali, poi non lo so, cioè i miei dopo mi iscrissero anche a scuola di musica, suonare il sassofono nella banda del paese. Ah, che bello. Però poi dopo, come ho scritto sempre nella mia biografia, quando morì il mio insegnante appunto di sax, non lo so, ho abbandonato tutto e mi buttai tutto da un'altra parte, quella all'inizio però delle superiori, mi buttai più sul genere elettronico. Prendevo delle tastiere, delle normalissime tastiere, ecco, o anche pianole, se si vogliono chiamare, perché alla fine erano anche pianole giocattolo, e mi divertivo, insomma, a creare, cioè non usando Musica. non i soliti preset che uno trova, ecco, quelli di fabbrica. Mi divertivo a creare, insomma, suoni miei un po' strani, un po' particolari. Ho sempre avuto questa passione qui per la creazione del suono, ecco, sì, quello sì. Molto bello, anche Yankee ci dice: ah, bella la musica sperimentale, no? Perché molti sono proprio appassionati di queste creazioni, appunto, sulla musica sperimentale. Sei cresciuto, con te è cresciuta la tua cultura per Sì. la musica, ma chiaramente insomma, sei cresciuto, hai fatto più esperimenti possibili, ti sei dato anche, nel senso che la tua musica è riuscita no? Ad entrare, anche, insomma, in posti, in luoghi, non anche molto particolari, è stato usata anche da altre persone, Sì, io giusto? parecchio, diciamo, vengo dalla dark Ecco, purtroppo ti wave, ecco. sento malissimo. Aspetta che, guarda, ti faccio uscire e ti faccio rientrare, così poi dopo mi rispondi alla domanda, perché ti sento un po' Ah, male. ok. Allora, facciamo una cosa. Ti tolgo un attimo,
appena sei pronto, rientra, perché purtroppo non si sentiva, non so se i miei utenti mi possono aiutare, ma non si sentiva molto bene, si sentiva a scatti. Vi ricordo che tra poco sentiremo tutta la soundtrack di Quattro Mosche di Velluto Grigio e chiuderemo la trilogia degli animali, quindi l'inizio thriller di Dario Argento, gli anni 70, proprio diciamo l'epoca fulgida di, insomma, del maestro del brivido italiano, ma non solo, anche internazionale, quindi preparatevi perché tra poco ci ascolteremo tanta bella musica. Ma sono molto anche contenta di avere qui questa settimana, così come sarà anche la prossima settimana, Lele, oggi Lele Sint, e la prossima settimana una scrittrice, quindi proprio perché è sempre importante avere degli ospiti per parlare appunto con loro, no? Lele, mi senti adesso? Niente, c'è un problema. Lele, si sente malissimo. Sì. Prova un attimino a parlare e rispondimi alla domanda. Niente, io parecchio vengo dalla Dark Wave perché ho sempre avuto passione per la musica dark, anche quello. Infatti c'è stato un periodo anche che ero, diciamo, nella mia città ero il darkettone di turno perché mi truccavo tutto, avevo lo smalto nero, poi ho capelli fucsia, poi ho avuto anche la fase capelli tipo fata turchina, perché, ma quello fata turchina perché l'avevo blu elettrico, però mi si scolorivano parecchio, mi si scaricavano e diventavo tipo color fata turchina, no? E sicché niente, ho avuto anche quel periodo lì in fissa con la dark wave, il post-punk, sì, che anche quelli mi hanno influenzato parecchio, insomma, nel mio percorso musicale. Poi in generale, comunque. Senti, come stavo dicendo, il tuo percorso musicale ha incrociato anche delle persone a cui tu hai donato la tua musica. Ci spieghi qualche cosa che hai fatto? Mi fa bene l'audio. Ecco, niente, non ti sento di nuovo. Va via l'audio. Volevo sapere. Vediamo un po' se mi sei. Mi senti adesso? No, ora no, non sento più niente. Niente. No. Ora sì. Niente. Ora sì. Mi senti? Sì, ora ti sento. Ecco, ci spieghi un attimino, così chiudiamo un po', a chi hai dato la tua musica, progetti che hai, insomma, che hai portato... Diciamo a termine. Non capisco la domanda, come mi fai la domanda? Stranamente mi si impalla, non capisco come mai. Parlaci dei tuoi progetti, a chi li hai dati? I miei progetti musicali li ho dati, allora, a questo CD, non so se si vede qui, che è in pratica, si intitola Dici il nome, In the Constellation of Libra, è una compilation che cui ho partecipato con altri musicisti sperimentali italiani, che riguarda Donato Bilancia, il serial killer Donato Bilancia, sì, e dove anch'io faccio parte appunto di questa compilation, uscita per la L Bones Records, di cui ringrazio Giacomo appunto della L Bones Records che mi ha dato la possibilità di partecipare a questa compilation, e tutti gli artisti a cui ci hanno lavorato, li ringrazio tantissimo. Poi dopo ho fatto anche altri progetti, ho fatto anche delle musiche per una ballerina davvero straordinaria del nome Arianna Ilardi, dove la mia musica è stata usata per una sua performance dal titolo Circuiti Dinamici. E poi dopo ho curato anche le musiche per un escape room a Pinerolo, un escape room che si intitola Il Fantasma della Villa, dove c'è stata l'inaugurazione, mi sembra, o aprile o maggio, ora non mi ricordo, dove c'è questa escape room. Che fa molto profondo rosso, fa molto profondo rosso. Sì, è un escape room interattiva dove la gente interagisce. E mi hanno contattato per curare le musiche escape room, appunto. E poi dopo niente. Ok,
L'Elisinte, tra l'altro, lo potete trovare sia appunto sull'account Instagram, da dove ci sta, da dove siete collegato, anche l'account Facebook, ovviamente per molti hanno Facebook, anche quindi l'Elisinte è scritto Lele, S-Y, giusto? Sì, giusto. Esatto, che così chi vuole ti può fare la richiesta di amicizia, oppure su Facebook, oppure può seguirti anche su Instagram, può seguire i due lavori. Sì, perfettamente, sì, mi puoi seguire, poi ho anche il canale YouTube, sono anche su SoundCloud, sì, basta che uno scrive Digital Elesint, sì, mi trova subito. Senti, quali sono i tuoi film horror preferiti? Hai detto che sono cresciuto con, diciamo, con i film Allora. horror. Ti chiedo 3 film horror preferiti italiani e 3 horror preferiti internazionali, Allora, fuori d'Italia. io posso dire quello che mi è rimasto a cuore perché quello è il primo che ho visto di tutti e che mi ha terrorizzato quando ero ragazzo, che non è stato però uno di Dario Argento, perché all'inizio quelli di Dario Argento non li guardavo perché dal trailer mi facevano paura solo a guardarli dal trailer. Quando facevo un vedere le pubblicità, mi ricordo su Italia 1. E il primo che vidi fu Nightmare 3, I Guerrieri del Sogno. Non lo so, Wow. perché mi ispirò la copertina, avevo 12 anni, mi sembra, all'incirca. Mi ispirò la copertina perché mi ricordo c'era lui con il guanto, mi sembra la copertina del film, era con il guanto così, che c'erano tutti i personaggi. E non lo so, è quello che tantissimo, anche ricorda quell'età di Gian Cidormiro. Purtroppo adesso non ti risento molto bene. Comunque abbiamo capito che Nightmare 3 è uno dei tuoi, diciamo, film preferiti. Dai, dimmi altri due stranieri e tre italiani, vai. Neurans, non ho sentito la domanda. Fammi altri due titoli internazionali e tre italiani. Allora, internazionali mi è piaciuto tantissimo uno degli ultimi che ho visto, che anche quello secondo me è stato a livello geniale fantastico, It Follows. It Follows mi è piaciuto tantissimo di Mitchell. E poi un altro che ho apprezzato tantissimo, non lo so perché, ce n'è una marea ora per fare proprio una lista dei miei tre internazionali, quello It Follows sì, perché veramente mi sconvolse quando lo vidi, era geniale come idea di questa gente che era una cosa. Senti, italiani. Italiani, vabbè, italiani, vabbè, c'ho Suspiria di Dario Argento. Poi c'ho La casa dalle finestre di Lino Diavati, e poi è un altro sempre Diavati e Zedere. Io c'ho questi tre qui, me li porto nel cuore perché anche Zedere Diavati, è bellissimo quel film. Senti, Carpa, Come Hitman ti piace? non ho sentito? Ah, Carpenter ti sì, vabbè, piace? c'è anche Si chiama di Carpenter, Carpenter. vabbè, The Fog è il mio preferito. Lo so, per parecchi è la cosa, però il mio preferito è The Fog, La nebbia. E poi, vabbè, dopo. Senti, e i thriller ti piacciono? Oggi parliamo di Quattro mosche di velluto grigio. I thriller ti Sì, piacciono? i thriller, sì, li guardo. Sono più un appassionato dell'horror, anche perché di quello estremo, ecco, parecchio di quello splatter. Infatti, ora questa la domanda non me l'hai fatta, ma i miei registi splatter preferiti, non so se li pronuncio bene perché non me la cavo molto bene con le pronunce, però sono uno è Jörg Vai. Batgray, un altro è Andreas Nass e Olaf Ittenbach. Olaf Ittenberg, che tra l'altro ci ha messo diversi like e diversi commenti ai nostri lapidari, alle nostre recensioni su alcuni dei suoi film. Siamo molto amici, grazie anche a uno dei nostri editor, Rising Terror, che è Ah, molto amico con sì, Rising lui. Te, sì. E quindi una nostra vecchia conoscenza, una nostra vecchia conoscenza dalla Infatti sono Germania i con tre amore, come si registi dice. che adoro di più Allora, questi, sì, se si parla del genere proprio. Sì. ultima domanda, Lele, ultima domanda, progetti futuri. Progetti Progetti futuri, futuri. spero che qualcuno mi consideri, ecco. Mi piacerebbe fare qualcosa, ecco, a livello di colonne sonore, ecco, sarebbe il mio sogno nel cassetto, ecco. Ecco, se proprio, ecco, questo è quello che mi aspetterei per il futuro, che qualcuno alla fine ci incappa per sbaglio, ecco, nel mio sito, non lo so. S'accorga.
Intanto sì. Noi abbiamo intanto pubblicizzato e sponsorizzato, questa era la cosa più importante. Vi voglio ricordare che tra l'altro Radio Gab, la diretta, la potete ritrovare qui su Instagram, poi ovviamente metterò la Lele, tu lo sai, la collaborazione che poi ovviamente tu dovrai accettare intorno alle 11 quando chiuderemo, e ovviamente poi questa diretta andrà anche sul nostro canale YouTube di Ore d'Orrore, ok? Quindi tu poi la potrai ripetere e potrai metterla anche su Facebook. Intanto ti leggo gli ultimi commenti. Yankee che dice: bello Nightmare 3, il film con Patrick Arquette, It Follow bellissimo, The Fog stupendo, insomma tutti che insomma sottolineano. Sì, ah, e poi c'ho la magliettina, Lele, non so, Sì. Inosperato di Murnau, come no, si vede benissimo. Sì. un grandissimo cult degli anni venti. Grazie anche a voi, grazie tanto, ti ringrazio e ti saluto, grazie a voi tantissimo, grazie, ciao, un bacio, ciao, grazie, ciao, ciao Lele. Allora, grazie a Lele Sint, che ci ha presentato appunto i suoi progetti e le sue e la sua appunto voglia di lavorare, di fare colonne sonore. Quindi contattate Lele Sint, andate sulla sua pagina Facebook, andate a trovarlo su Instagram, guardate che fa dei lavori eccezionali. Io ne ho sentito alcuni, sono veramente eccezionali. Ma noi continuiamo appunto con la musica, con le colonne sonore, ed è arrivato il momento di continuare ad ascoltarci la soundtrack di Ennio Morricone di Quattro mosche di velluto grigio. Quattro mosche di velluto grigio è un film del 1971, ovviamente diretto dal maestro Dario Argento, girato dal 20 luglio al 22 settembre del 71 a Torino, Milano, Spoleto, Tivoli e Roma. È il terzo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali. All'epoca incassò, pensate, 2 miliardi e 300 milioni di lire. Salutiamo gli amici di Giallo Berico. Bravo Yank, ascoltate questo ragazzo, Lele Sint, che ci ha raccontato un po' le sue passioni, ma veramente fa degli ottimi lavori. Girato tra il paese di produzione tra Italia e Francia, quello di Quattro mosche di velluto grigio. Vi lascio la musica, appena finirà questa musica, la musica portante, diciamo, del film Quattro mosche di velluto grigio, vi diremo tutte le altre curiosità su Quattro mosche di velluto grigio. Buon ascolto! Assolutamente, Yankee, un film stupendo. Accompagna il suggestivo finale a rallenti, già. Tra l'altro il mio amico Luigi Cozzi,
mi ha raccontato che la scena finale è stata presa da, da un evento tragico reale che è capitato proprio ad un amico di Luigi, proprio stesso, e quindi proposta a Dario Argento è stata riproposta come scena finale del film. Thriller giallo, soggetto di Dario Argento, Luigi Cozzi e Mario Foglietti. Fotografia di Franco Di Giacomo, montaggio François Bonnot, musica di Ennio Morricone diretta da Bruno Nicolai, scenografia Enrico Sabatini, trucco Paolo Borselli e Giuliano Laurenti, attori Michael Brandon, Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marien, Bud Spencer, Stefano Satta Flores, Marisa Fabbri, Francine Rassette, Costanza Spada, Calisto Calissi, Oreste Leonello, Fabrizio Moroni, Aldo Bufilandi, Tom Fellegi, Guerrino Crivello, Corrado Olmi, Fulvio Mingozzi, Dante Galeri, Pino Patti, Gildo Di Marco, Leopoldo Migliori, Ada Pometti, Jack Stani e Renzo Marignano. Il film, nel descrivere il menage tra Roberto e Nina, contiene alcuni riferimenti autobiografici. Lo stesso Michael Brandon fu scelto dal regista perché gli somigliava vagamente. Come pure Mimsy Farmer, scelta per il ruolo della moglie del protagonista dopo aver repentinamente scartato altre attrici candidate al ruolo di Nina Tobias. Assomigliava all'ex moglie del regista romano. Il personaggio di Omer, interpretato da Bud Spencer, è originariamente presente nel romanzo La statua che urla, di Frederick Brown, da cui ispirato il primo film di Argento, L'uccello dal piume di cristallo. La magistrale sequenza finale del film, girata a 18.000 fps, fu un'unica idea suggerita ad Argento dall'organizzatore generale Angelo Iacono. Ciao Jacopo! Vedo che c'è Jacopo Mariani, che io saluto, e visto che lui è il bambino di Profondo Rosso, voglio ricordare appunto che mercoledì prossimo faremo sentire la colonna sonora del film di Profondo Rosso. Questa è la musica dove la Fabbri viene colpita a morte nel parco pubblico. Ciao Jacopo, ti voglio bene. Bene sì, Lorenzo, l'omicidio della Fabbri di Amelia, con la protagonista Marisa Fabbri.
Secondo i ricordi di Claudio Simonetti, il regista, essendo un grande appassionato di rock, inizialmente prese in considerazione i Deep Purple per la colonna sonora, che avevano iniziato già a scrivere alcuni temi quando il progetto sfumò a causa della legge italiana che non permetteva, pensate, l'elargizione di finanziamenti pubblici alla produzione di una pellicola in caso di coinvolgimento di artisti stranieri. Alla fine Argento decise di rivolgersi a Ennio Morricone, già celebre all'epoca per le musiche composte per il film di Sergio Leone e con il quale aveva già fruttuosamente collaborato in L'uccello dalle piume di cristallo e nel Gatto a nove code. Però a seguito di contrasti nati durante la lavorazione, Dario Argento e Morricone non avrebbero più lavorato insieme fino alla sindrome di Stendhal del 1996. Lorenzo ci dice peraltro questa sequenza nel parco passa dal giorno alla notte in un baleno, è vero? Gli sbalzi temporali di Dario. Quattro mosche di veluto grigio, come abbiamo detto, esce nelle sale il 24 dicembre del 71. Pensate, proprio alla vigilia di Natale del 71. Ed è l'unico film di Argento a non essere stato trasmesso per lungo tempo, dal 92 al 2008, pensate, dalle emittenti televisive italiane, e a non essere uscito nel mercato italiano un video prima del 2009, né in VHS né in DVD a causa di problemi legati ai diritti d'autore. Benché fossero stati annunciati ipotetiche uscite video nel 99, nella seconda metà del 2000 e nel 2003, e si fossero dimostrati interessati sia la Filmauro di Aurelio De Laurentiis che la Dragon Entertainment, la prima uscita in DVD risale al febbraio del 2009. I diritti del film per l'Italia erano detenuti dalla Cinema International Corporation, succursale europea dell'americana Paramount. Il contratto di distribuzione stipulato nel 71 è scaduto il 31 dicembre del 91 senza che qualcuno avesse nel frattempo provveduto a trovare un nuovo distributore. Dal 1 gennaio del 92 il film è tornato dunque di proprietà della Seda Spettacoli. Dal momento però che la società italiana era fallita nel 1983, i diritti sono stati automaticamente trasmessi a Dario e Claudio Argento, che li detengono per tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America, infatti, la pendenza di diritti rientra ancora nella disponibilità dell'americana Paramount. Del film esiste una versione stampata e distribuita in Super 8 alla fine degli anni 70. La qualità è tuttavia mediocre. Altri film di Argento, con la stessa caratteristica, prodotti via di autore privi di autorizzazioni, furono nella stessa epoca L'uccello delle piume di cristallo, Profondo Rosso e Suspiria. Tra poco tante altre curiosità, eh? Per chi è interessato anche a leggere, vi ricordo che la trasposizione letteraria del film scritta da Nanni Balestrini è stata pubblicata dall'editore Newton Compton nella prima metà degli anni 90 assieme a quella dell'Uccello e del Gatto a nove code, Profondo Rosso Tenebre, sotto il titolo di Profondo Thrilling, allegata al libro anche una scheda tecnica di Quattro mosche di veluto grigio. Vi consiglio a tutti di comprare questo libro che si chiama Profondo Thrilling, che io ho avuto, ho letto ed era un bel libro. Ricordo mercoledì prossimo, speciale Profondo Rosso, il cult di cult.
Saluto Mr. Hermes che parla di American Horror Story. Ciao Fidelio. Tra i primi tre lo trovo il più pauroso, forse perché rimasi terrorizzato il 20 febbraio dell'86 delle 1 da adolescente. Vedi Lorenzo. Interessante. Ciao Werewolf. Quattro mosche di velluto grigio, un film che è a tratti stato, come abbiamo detto prima, circondato dal giallo, no? Per molti anni non lo abbiamo più rivisto in TV, non proviamo a comprarci un VHS, no? Una VHS, un DVD, proprio per questi problemi di diritti, poi alla fine tutto si è risolto, ma insomma tra i primi film di Argento non saprei davvero dire quale sia il migliore. Cici Yankee. Sono un po' giovane. Andiamo un po' avanti. Tra poco torneremo con la colonna sonora di Quattro mosche di velluto grigio. Vedo che state apprezzando, chiaramente, quindi questa è una cosa molto importante. Intanto Mr. Hermes ci dice: io sono un po' giovane, non ho mai visto questo film. Beh, spero Mr. Hermes che tu possa guardarlo, se ti piacciono i thriller, insomma, sarebbe una cosa, Perché proprio Quattro mosche? Perché stiamo dedicando ogni settimana ad una soundtrack di di Dario Argento. Oggi parliamo di Quattro mosche di velluto grigio, ok? E la prossima settimana passiamo a Profondo Rosso, come ho detto. La musica che vi ho messo adesso in sottofondo parla dell'omicidio dell'ispettore che poi morirà nei bagni della metro. La maschera dell'assassino è terrificante, anche qui Argento in anticipo sui tempi. Non intendo perché il titolo fa riferimento a Quattro mosche. Non te lo posso dire perché c'è la scena finale, quindi non te lo posso dire. Dovrei capire, ma non sarà quello ambientato in montagna, questo delle mosche? No, è ambientato a Roma. Per me il mio preferito tra i tre è dei tre thriller, come ho detto anche la scorsa settimana, è Il gatto a nove code. Thank you.
Altra curiosità, in molti libri, ad esempio quello di Fabio Maiello, edito da Alacrano, oppure quello di Luigi Cozzi, co-sceneggiatore tra l'altro del film Edizioni Profondo Rosso, dedicata a questa pellicola, il nome del protagonista risulta Roberto Fabiani e non Roberto Tobias. Probabilmente sulla sceneggiatura originale il cognome era Fabiani e poi viene cambiato in Tobias. Le curiosità che stiamo leggendo adesso vengono dal sito da Pinocchi. Tesissimo l'omicidio di Afonso nei bagni, eh già. Mi dispiace che sia morto Afonso. Il finale del film fu girato con una macchina da presa speciale, la Pentax Z, utilizzata all'epoca dall'Università di Lipsia per lo studio della fusione dei metalli. In America è uscito con il titolo Quattro Mosche sul velluto grigio. Dietro alla maschera del pupazzo con la macchina fotografica durante le riprese agiva proprio Luigi Cozzi, ebbene sì. Nel medaglione che Nina porta al collo c'è una mosca imbalsamata, visto che c'è chi me l'ha chiesto poco fa, però non posso dire di più, eh. Il cuore che si vede pulsare nei titoli di testa del film è una creazione del grande Carlo Rambaldi. Abbiamo avuto tra l'altro qui in diretta la figlia di Carlo Rambaldi, Daniela Rambaldi, che verrà il 26 agosto qui a Roma, se non lei il fratello o un loro rappresentante, a ritirare il premio alla carriera, il Vespertilio alla carriera, nel corso della serata del Vespertilio Awards, per il papà Carlo Rambaldi, che ormai ci ha lasciato, sarà ad agosto 10 anni, il grande Carlo Rambaldi. Assolutamente sì, colonne sonore favolose, impresse della mente. Poco altre curiosità, eh? Godiamoci la musica di Quattro Mosche di Velluto Grigio. Tra poco vi dirò una curiosità sul grillo e la mosca, mosca e grillo, grillo e mosca, tra poco, eh? Adoro tutto questo fun fact, ci dice Mr. Ernest. Musica magnifica da parte di Yankee. Intanto, se ci volete dire che temperatura fa nelle vostre città, cittadine, paesi, ditecelo. Borghi, fa fresco, si sta bene, fa tanto caldo. Lorenzo ci scrive: Rambaldi un mito, eccellenza tutta italiana, conosciuta in tutto il mondo. Già, dovevamo dargli un premio alla carriera anche postumo, glielo dovevamo. Allora, con questa musica che inizia adesso allegra, sempre di Quattro Mosche di Velluto Grigio, vi do una curiosità che non sapevo nemmeno io, quindi la leggiamo insieme. Nella versione primitiva del film, l'immagine impressa sulla retina della vittima assomigliava a quella di un grillo. Sì, avete proprio capito bene, un grillo. Il protagonista riconosceva alla fine del film che si trattava del crocifisso che la moglie portava al collo, il cui oscillamento ricordava la figura di un grillo. Dario e Luigi rimpiazzarono il crocifisso con un collier che conteneva una mosca e il gioco riuscì alla perfezione. Ciao pupi! Speciale Quattro Mosche di Velluto Grigio, colonna sonora di Ennio Morricone, in questa terza puntata della seconda stagione di Radio Cab.
Da me 23 gradi, ci dice Yankee, qui si sta freschi stasera, dai, dice Laura. Qua 19 gradi, ci dice Mister Hermes. Invece tra poco parleremo di un incidente abbastanza serio che capitò proprio nel fare l'ultima scena del film di Quattro Mosche di Veluto Grigio. Non perdetevi questa curiosità che tra poco vi diremo. Sembra il corvo, ci dice Mister Hermes. Guarda, non ti so dire, però non si sta. Non ho adesso sotto mano, però non si sta male. Non si sta male. A Roma questa sera non si sta male, devo essere sincera. Allora, vi racconto l'incidente che capitò proprio alla fine delle riprese. La deflagrazione nella sequenza dello scontro della vettura con il camion nell'ultima sequenza del film procurò un grave incidente ad uno dei tecnici. La scena dell'esplosione è ripetuta in più ciak perché non avveniva alcuna deflagrazione. All'ultimo ciak avvenne con qualche secondo di anticipo rispetto al previsto. E un tecnico del team ne rimase coinvolto con gravi ustioni su tutto il viso e parte degli arti. Subì vari interventi ma non tornò come era prima. Purtroppo capitò anche questo incidente. Bella la copertina, però molto sensuale, Yankee. Molti si sono soffermati anche su che marca era la macchinetta fotografica con cui l'assassino era una Nikon, un Nikon. Per chi fosse interessato. Modello F, Photomic FTN. Dotata di obiettivo 35 mm. Tutte queste immagini sono sul sito di Davinotti, quindi potete andare sul sito e cercando il film Quattro Mosche di Veluto Grigio le potete recuperare. Già, Yankee, è successo anche questo, ahimè.
Mi viene in mente la lettera recapitata a Brandon, Roberto Tobias via Fritz Langer, argento pieno di immaginazione. Sì, e fu un omaggio proprio a uno dei suoi autori preferiti. Tutto argento, Italia 1, TV sulle sei canzoni. Nella scena girata al negozio di dischi si vede catalogato tra i classici l'album del 1969 dei Teen Years After. Il personaggio del senso detto Diomede, detto Dio, interpretato da Bud Spencer, è preso in prestito dal romanzo La statua che urla di Brown. Dallo stesso romanzo Argento aveva già tratto il soggetto, appunto, dell'uccello e delle piume di cristallo. E ancora la TV sulle sei canzoni. Pensate che il ruolo della protagonista venne inizialmente offerto a James Taylor, che declinò. I rifiuti successivi gli vennero da Terence Stamp e Michael York. Per l'incipit, Argento fece recapitare a Brandon un digiuno di expertise musicale, una batteria gli mise a disposizione un insegnante, pensate. Per la scena dell'incubo flashback, citazione di quella di Bronson in Cerno Walter West, Argento chiese e ottenne il permesso per girare nella moschea di Ubuqua, nella città santa di Kwairawan in Tunisia. Per l'occasione vennero affittati dei cammelli che però vuotavano la vescica ogni qualvolta veniva buttato in chat. Trovandosi la location in discesa, l'urina convergeva nel cortile della moschea andando a finire in un serbatoio dotato di un sistema di filtri per la raccolta dell'acqua piovana. Nonostante l'appresattarsi presso i cammelli di alcune maestranze munite di secchi per evitare questa miscita, Argento si attirò comunque il malcontento delle autorità tunisine e dovette rinunciare a inserire i cammelli nel girato. Dovete sapere anche, e questa è tutta fonte da Argento di paura, Argento rimase profondamente scontento del primo montato di Franco Fraticelli, che giudicò inguardabile e distante dall'impronta onirica da lui voluta e perseguita, rendendolo pare a un qualsiasi thriller degli epigoni di quegli anni. In tutta risposta Fraticelli si difese dicendogli che aveva cercato di dare coerenza e logicità a un girato privo di razza. Ne scaturì una furiosa lite che culminò con lo smontaggio del materiale e la defezione del montatore, che venne sostituito da una provvidenziale Franco Sbonnot fresco di Oscar per Zeta Lorgia del Potere. Un bacione anche alla mia amica e scrittrice Daria Testoni. Ciao Daria. Curioso l'aneddoto dei cammelli, sì, non lo conoscevo nemmeno io. Tra poco chiuderemo con Come un madrigale. Come un madrigale, tra poco, preparatevi per la chiusura di questa terza puntata di Radio Tab. Vi ricordo che domani c'è un nuovo appuntamento con Giallore. Vi aspetto perché parleremo della strage di Erba e di un altro caso internazionale.
Allora, tra poco chiuderemo con, come vi ho detto, con Come una madrigale, che è la canzone e simbolo del film Quattro mosche di velluto grigio. Io intanto vi saluto perché siete veramente tantissimi che mi fate compagnia e io spero in qualche modo, anche in piccola parte, di farvi compagnia a voi parlandovi di questo terzo film della trilogia degli animali di Dario Argento. Come vi ho ricordato anche nelle precedenti puntate, quest'estate noi la dedichiamo al maestro del brivido italiano e mondiale Dario Argento, che poi possa essere criticato per le ultime opere di questi ultimi anni, che insomma, rispetto alle prime sono diverse, lasciano perplessi, ma insomma Dario Argento è sempre Dario Argento e non possiamo dimenticare le moltissime opere dei suoi primissimi anni. Posso parlare appunto della trilogia degli animali, Profondo Rosso, Suspiria, Ma Tenebre, Inferno, Fenomena, Non ho sonno, fatto nel nuovo millennio, che io lo ritengo un buonissimo film. Insomma, non possiamo dimenticare che molti film, insomma, La Chiesa, dove lui non ha fatto la regia, ma praticamente è stato compartecipe insieme a Soavi. Devo dire che mi piace, è stata una sfida quella di quest'anno di fare questa seconda stagione di Radio Gab tutta improntata sul maestro Dario Argento, cercando di riproporvi le colonne sonore, la soundtrack, come viene definita, di ogni suo film, ovviamente quelli che possiamo trasmettervi, perché come sapete poi ci sono dei diritti d'autore, quindi su alcuni film o su alcune musiche noi dovremmo andare oltre, non possiamo farvele sentire, perché già è capitato lo scorso anno, la scorsa edizione, che ci hanno tagliato la diretta. Ebbene sì, Instagram si occupa più di questo che di altro, ahimè, purtroppo, e quindi comunque sono molto contenta di questo. Vi voglio ricordare, ripeto, l'appuntamento di domani con Giallore. Appunto, parleremo, come vi ho detto poco fa, della strage di Erba e di un altro caso internazionale. Non perdete l'appuntamento, perché come ci saranno come al solito Andrea, Ilaria e Nico Parente, questa volta di Giallo Berico, che sostituisce Alessia Urrata della Sciarte Edizioni. Appunto, parleremo di questi gialli. E poi non vi preoccupate, perché questa settimana vi terremo di compagnia anche di venerdì, perché tornerà Davide Pulici di Notturno Cinema. E quindi tornerà rassegne notturniane, quindi parleremo di diversi temi. A che punto è il cinema fantastico? E soprattutto parleremo di un nuovo libro sul grande compositore musicista Fabio Frizzi, che tra l'altro è stato in diretta anche con noi, mio amico, e quindi parleremo anche di Fabio Frizzi. E poi parleremo di Sam Raimi, Evil Dead, La Casa, e non solo, tantissimi altri film. Cioè, parleremo della vita professionale di questo grande regista, Sam Raimi. E poi parleremo anche di un film che si intitola Paura, conosciuto da pochi, non da tutti, e parleremo anche di questo. Insomma, non perdete l'appuntamento di venerdì sera alle 21:30 sul canale Instagram di Ore d'Orrore, perché parleremo con Davide Pulici a rassegne notturniane di questi quattro temi, da Sam Raimi a Fabio Frizzi e a tante altre cose. Insomma, ci divertiremo facendo cultura, ma sempre divertendoci e facendo intrattenimento. Ok? Chiudo qui, e scusatemi se mi permetto di sfruttare questo spazio. Molti, no? Allora, una persona va a dire in giro che Ore d'Orrore è in crisi, che Ore d'Orrore di qua, che Ore d'Orrore di là, che abbiamo perso pubblico. Ovviamente chi mi segue sul mio account Facebook oggi ho dimostrato, non con le opinioni, non con le parole, ma con i fatti, con i dati ufficiali, che Ore d'Orrore non solo sta bene, ma sta meglio di prima e gode di ottima salute, con un più 12% in positivo rispetto al mese del mese di maggio rispetto al mese di aprile, e gli ultimi 90 giorni un più 36% rispetto ai mesi che andavano da dicembre ad aprile. Quindi godiamo da dicembre a marzo. Quindi godiamo di ottima salute. Ore d'Orrore è sempre vivo, vegeto, e devo dire
Ringrazio tutti perché stanno andando bene tutti i nostri canali. Seguitici anche su YouTube, su Twitter, su TikTok. C'è il nostro sito internet ufficiale che è www.oredorore.it e poi abbiamo pagine e gruppo Facebook. Abbiamo naturalmente Instagram che tutti ben conoscete. Insomma, seguitici perché siamo veramente dappertutto. Ok? O comunque sui canali maggiori. Adesso ci siamo. Vi salutiamo con quattro mosche di velluto grigio, con un madrigale, che è, diciamo, la canzone, diciamo, che tutti ci ricordiamo di questo film, sempre con Ennio Morricone. Vi saluto, vi do la buonanotte a tutti e ci vediamo, aspettate che sto per... Oh, ecco. E ci vediamo mercoledì prossimo. C'è tanta cattiveria agli Yankee, ma noi basta che portiamo i dati ufficiali e poi, come un madrigale, chiudiamo così lo speciale su quattro mosche di velluto grigio. Grazie perché siete stati tanti anche questa sera. Vi voglio bene. Spero che questa rubrica vi piaccia così come vi è piaciuta lo scorso anno. E mercoledì prossimo non perdete Profondo Rosso, specialone. Avete visto che questa sera è entrato anche Jacopo Mariani, il piccolo bambino di il piccolo Carlo di Profondo Rosso e il piccolo Albert di Suspiria. Fuori d'errore immortale, proprio così. Grazie Jacopo, sempre bello sentirti dire queste cose, se lo dici tu. Scusate per oggi, avevo un po' di mal di gola, sono un po' raffreddata, mi avrete sentito, ma non volevo mancare l'appuntamento con voi, eh. Aspetta, tante tagne sei un gigante. Ovviamente dopo che avrò portato i miei cagnolini, che tutti ormai conoscete, mi rivedrò quattro mosche di velluto grigio, così come ho fatto nelle scorse settimane con gli altri due film. Ciao Silvia! Buonanotte a tutti. Grazie. Ora dopo il top ci dice il fiero, grazie.